Ciao ragazzi, oggi come promesso la nostra routine speciale di aprile. L'obiettivo di questa routine è quello di avere la pelle uniforme, ovviamente luminosa e compatta, adatta ovviamente speciale per noi grandicelle, ma adatta anche a quelle un po' più giovani. Allora, iniziamo subito. Mi sistemo un attimo i capelli. Ho già deterso la pelle, quindi ovviamente prima si pulisce la pelle con Hydra Milk Cleanser e poi si passa subito al trattamento speciale. Vado ad utilizzare alcuni prodotti e alcuni sono dei must have, cioè fondamentali per fare questo trattamento e far sì che abbia questa funzione specifica. Altri facoltativi che se li avete a disposizione, quindi se li avete già inseriti nella routine, almeno sapete esattamente quando utilizzarli in combinazione a quello che facciamo oggi. E poi una stimolazione dei punti speciale adatta al mese di aprile. Iniziamo! Allora, inizio dallo scrub che vado a personalizzare. Quindi prendo un puff di scrub, sapete ne basta sempre pochissimo. Aggiungo due puff di Ultra Bright. Se trattate anche il collo e il décolleté, anche un puff in più. Questo adatto anche a piccole macchiettine, no? Del décolleté, del collo. Un'altra personalizzazione, quindi questi sono i must have, quindi le cose da fare. Se poi avete la pelle particolarmente secca, come la mia, potete comunque aggiungere anche a questo scrub 2, 3, fino a 5 gocce di Hydra Essential. Mescolo la mia pappina, se siete fra quelle che avete ricevuto con un'offerta precedente, non mi ricordo quando l'ho fatta, la ciotolina e il pennellino, farete molto meglio. Io vi dimostro che è praticissimo anche da applicare con le dita, così chi di voi non ha a disposizione pennello, sempre dedicate ragazze, fate conto di essere proprio sulla seta, eh? E lo mettiamo bene in posa in ogni angolo del nostro viso e ovviamente del nostro collo barra décolleté. Ora io non ho la maglietta adatta. Ok. E lo lascio in posa per 5 minuti. Quindi perché non andare a fare i miei esercizi di torsione, che anche se erano nel mese di marzo vanno benissimo e fanno benissimo al nostro fegato e a tutto il nostro apparato gastrointestinale. Vado a fare le torsioni. Eccomi tornata, risciacquo e torsioni fatte. Ora, facoltativo questo, io nebulizzo un po' di acqua comfort su viso e collo e non so se avete visto il video dove spiego tutte le funzioni di acqua comfort, se ve lo siete perso ve lo lascio in descrizione. Stessa cosa, facoltativo, ora la mia vitamina C. E questo è il periodo in cui assolutamente è importante iniziare a usarla, sia per trattare e prevenire il fotoinvecchiamento, sia per contrastare i danni indotti dai raggi solari e macchie. Ovviamente ragazze, mai trascurare il collo. Io vedo in giro proprio una trascuratezza di questo collo indicibile. E questo era facoltativo. Stessa cosa, BX dopo la vitamina C, due gocce, anche in questo caso facoltativo, per drenare borse e occhiaie. Io lo metto sempre anche un po' alle rughe del corrugatore e un po' alle rughe delle labbra. Andiamo avanti. Il siero invece, questo è un must have di questo trattamento, è il siero Ultra Bright, lo stesso che abbiamo mescolato allo scrub, che applichiamo e poi andiamo a fare la stimolazione dei punti specifici per il mese di aprile. Come vedete i miei video sono sempre un po' lunghetti, no? Infatti qualcuno ha detto, ah non ce la faccio, chiacchiere troppo. Allora, è importante ragazze,
Primo, se uno non ha la pazienza di ascoltare 10 minuti di spiegazione, è proprio sulla pagina sbagliata, perché i rimedi naturali richiedono dedizione, consapevolezza, comprendere le cose, fare le cose proprio con intelligenza. E quindi, insomma, andiamo avanti. Quindi io ho bisogno di spiegare queste cose. Allora, iniziamo e oggi trattiamo i punti quali in modo particolare, anzi mi sono portata anche lo stimolatore, però ripeto, esattamente come per il pennello e il ciotolino, questo, la stimolazione dei punti la potete fare sia con lo stimolatore dei punti che trovate, se non erro, ancora nel set occhi, in quello speciale guascia, oppure semplicemente con le dita. Per agevolare tutte lo faccio semplicemente con le dita. Iniziamo dal punto 2 dello stomaco, ricordate? Perché ora andiamo a trattare tutto il nostro meridiano dello stomaco, perché aprile è il mese dello stomaco. Allora, sulla linea della pupilla, questo serve tantissimo per drenare, quindi fate dei leggeri movimenti circolari, e insistete per 20-30 secondi per drenare le nostre borse, migliorare le occhiaie e trattare tutto il muscolo orbicolare. Poi passiamo al 3, sempre sulla stessa linea, all'altezza delle ali del naso, eccolo qua. E questo, sentite, proprio sotto il bordo dell'osso zigomatico si trova il 3. Questo serve al muscolo elevatore del labbro, ok? Della bocca. Quindi quando la nostra bocca tende ad andare all'ingiù e formare le rughe della marionetta, ecco, lui è il suo antagonista. Quindi se lo stimoliamo andiamo a trattare indirettamente le nostre rughettine della marionetta. E lo faccio sempre per i minuti, 6 minuti, i secondi, i 20-30 secondi. Poi vado al 4, sempre sulla stessa linea, lati della bocca. Questo serve sia per il muscolo orbicolare delle labbra, ma anche il punto di comando del mio muscolo zigomatico. Un muscolo zigomatico tonico vi farà avere, ecco, delle... poco evidenti le rughe naso-labiali, oltre a sorridere, sorridete sempre, mi raccomando. Poi andiamo al punto 5, scorrete lungo la mandibola, quando sentite che inizia proprio il muscolo questo masticatore, ecco lì, siete all'altezza del punto 5. Lo stimolate, vi ricordo che è il punto più anti-age, che però non va stimolato con violenza, altrimenti, anche perché qui passano delle arterie e dei nervi importanti. Il 5 serve proprio per definire l'ovale, uno dei principali problemi di noi grandicelle è che vediamo questo ovale che, ecco, scivola inesorabilmente verso il basso. Poi passiamo al punto 6, sempre percorrendo la mandibola, troviamo l'angolo della mandibola, un cun sopra, vi ricordo che il cun è la larghezza, no, del vostro pollice, trovate proprio sopra l'angolo il punto 6 dello stomaco. Il 6 dello stomaco serve in modo particolare per trattare le asimmetrie del viso ed in particolare di questa zona, della zona del quadrante inferiore. Spesso dolente, perché si trova proprio sul ventre del muscolo massetere, che è il muscolo masticatore. E poi passiamo al 7, c'è proprio una fossettina qui davanti, no? E il punto 7 dello stomaco invece agisce sulla mascella e su tutti gli squilibri della masticazione. Ovviamente quando dico sugli squilibri della masticazione non è che può sostituirsi o da solo trattare un problema di masticazione, però se trattato tutti i giorni sicuramente riallinea un po' la vostra mascella e fa sì che i difetti di masticazione, ecco, siano un po' meno invadenti.
Ed infine l'ultimo punto, che è il punto 8 dello stomaco, lo trovate qui proprio dove di solito c'è, si allarga l'attaccatura dei capelli, mezzo centimetro. Lassate le spalle quando lo fate, perché vi viene di fare così. E mezzo centimetro sopra l'attaccatura. Questo distende il muscolo frontale. È un potente punto antistress, quindi ecco, dovremmo praticamente metterci un cappellino con sotto uno stimolatore del punto 8. Ok. Ah, piacevole. Quindi punti ho un male bene, non so voi. Ora vado a fare la maschera notte e metto la Chronolift Mask. Prima della maschera notte, soprattutto se avete un po' la pelle secca, io sto facendo queste prove e le trovo meravigliose. Lo stesso Hydra Essential che abbiamo mescolato noi con la pelle secca allo scrub, ne vado a mettere qualche goccia puro prima della maschera, perché questo, ecco, mi fa svegliare con una pelle veramente luminosa. Il mio collo mi sa che ne vuole anche una goccia in più. Nella descrizione del video vi lascio i prodotti che ho usato, questa è la maschera Chronolift, e accanto vi scrivo esattamente quali sono, quindi facoltativo, obbligatorio, obbligatorio per fare questo trattamento ovviamente. E metto la mia maschera. A questo punto la mia pelle sarà meravigliosamente irrorata e con le quello che abbiamo fatto per il nostro stomaco, quindi capire bene cosa dà fastidio allo stomaco nel mese di aprile, abbiamo fatto l'allenamentino specifico della sera, l'allenamento, insomma la strategia della sera per lo stomaco, e questa è la routine, quindi ecco, otterremo davvero il massimo da tutto quello che stiamo facendo. Quante volte fare questo trattamento? 2 volte a settimana, quindi abbiamo fatto a marzo l'altro per 2 volte a settimana, ovviamente non facciamo 2 volte quello e 2 volte questo, a partire da ora facciamo 2 volte a settimana questo. Poi, se state facendo, perché in questo mese io suggerisco per contrastare le piccole macchie, soprattutto le macchie dell'età, come Siero Giorno Ultra Bright, però come nel mio caso io sto usando Trisol, la sera io mantengo il Siero Trisol, ecco, continuo la mia azione per il tono e per il trattamento dell'età della pelle. Poi, come crema, la crema della, io uso Trisol, però la crema della vostra routine abituale Bisol. Poi, una cosa importante, ovvio, ormai ovvio perché l'ho già detto un po' di volte, che a partire da ora, se state del tempo all'aperto, obbligatoriamente dopo il siero ultra bright applicherete il solare. Anche il correttore se avete delle macchie, così da contrastare e potenziare l'effetto, ecco, protettivo nei confronti dei raggi solari nelle zone dove c'è un accumulo di melanina. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti come va, questo video è lunghissimo. Non posso fare altrimenti per spiegarvi il trattamento. Un abbraccio ragazze e condividete il video con le amiche se vi è piaciuto.